Ciao ragazzi, Silvia di Metal in Italy qui al Modena Metal Inc. quarta edizione e con grande piacere che vado a salutare e ringraziare gli ospiti di questa intervista. Francesco, buonasera. Salve, buonasera. Francesco Ferrini, il maestro del gruppo, e poi Cristiano, trionferà? Questa è una cosa che non succede mai, però insomma sì, buonasera. La freschezza nei loro occhi è, direi, la particolarità di... Brillano. Sì, di luce loro, direi. Tra l'altro noi siamo in una postazione davvero anche molto interessante, come il nostro Stefano Mastronicola alla telecamera ci fa vedere. Abbiamo Casa e Putea, si dice dalle mie parti, insomma tutto insieme. Ok, sì, okay. E in effetti ci siamo messi qua anche per questioni pratiche, perché almeno dovesse proprio, quando la devi fare, insomma la devi fare. Parliamo di cose serie invece, Franci. Bella questo, questa confidenza. Questa confidenza, cose così. Sì, assolutamente sì. E, King, il re che è uscito, che vi ha fatto salire sul trono, praticamente sull'Olimpo della musica italiana in particolare. Non fare quella faccia aggrottata, perché il responso, almeno dal punto di vista del pubblico italiano e internazionale, è stato questo. Dal vostro punto di vista? Per quanto mi riguarda, non è cambiato niente. Siamo sempre... Il nostro è sempre un circo equestre che basta guardare come andiamo in giro, insomma, non è cambiato molto, anche se effettivamente ci sta dando delle belle soddisfazioni. Anche perché c'è stata una prima parte di tour, poi adesso comincia quello italiano, per poi insomma andare ad accompagnare Simone e Epica nei prossimi concerti. Sì, sì, quello sarà veramente una grande bella esperienza, pensiamo, perché loro insomma sono un gruppo che... ha un discreto seguito, faremo dei bellissimi locali e sarà anche un tour forse un po' diverso rispetto a quello a cui siamo abituati noi, perché il loro genere è comunque qualcosa, la loro proposta è un po' diversa dalla nostra, quindi vedremo. Siccome Francesco mi sembra un po' disfattista, Cristian, secondo me tu sei l'anima pura di questo gruppo e volendo potremmo parlare di tante cose serie davvero con te. Al di là degli scherzi, dal 2007 ad oggi come si è evoluta la musica dei Flash God? Nel senso, che cosa avete cercato di ottenere nelle sperimentazioni che ci sono state comunque anche per quest'album? Ma prima di tutto... Il percorso che abbiamo fatto è stato, credo, principalmente di ricerca dell'equilibrio, perché alla fine, se tu vai a considerare che il metal sinfonico, quando abbiamo cominciato il gruppo, quasi non esisteva, sì, certo c'erano degli esempi come Dimmu Borgir, però insomma, esempi estremi ce n'erano pochi, la nostra è stata sicuramente una ricerca, trovare un equilibrio tra quello che era l'idea death metal iniziale, da cui ognuno di noi partiva come influenze sostanziali, e poi entrare nella musica classica, le influenze sinfoniche che sono diventate poi dopo, nel momento in cui il ragazzo qui si è prestato un po' più apertamente al progetto, è diventato proprio sinfonica vera e propria da Agony in poi. E come è cambiata? È cambiata, io direi, per necessità, il modo in cui abbiamo cominciato a scrivere ormai è più o meno lo stesso da quanto? 3 anni, 4 anni, direi? Purtroppo per te sì. Però questo significa anche maturare e significa anche imparare molto dai propri errori o comunque dalle proprie esperienze passate. Di conseguenza ti dà la possibilità di essere anche più contento con quello che esce fuori. King è un esempio abbastanza lampante di un disco che secondo ognuno di noi è più maturo e è anche più godibile in qualche modo, nel senso che i lavori che abbiamo fatto in passato sono sicuramente, per ognuno di noi c'è un motivo particolare per cui siamo legati ai dischi, però è anche vero che, ne stavamo parlando poco fa tra l'altro a cena, che King è sicuramente il passo in avanti in questo senso, meno male poi, perché sennò potrebbe essere un problema, insomma. So che tra le prossime date una molto particolare è quella del 9 ottobre, perché registrerete fondamentalmente una sorta di video live. Sì, 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 sì. È un esperimento ulteriore, vedi tutti questi esperimenti, che abbiamo deciso di mettere in piedi perché prima di tutto non abbiamo mai fatto un video live. Secondo poi ci faceva piacere includere almeno in parte, perché poi è anche difficile organizzarla logisticamente, una fase che
dia un minimo di riconoscimento anche alle persone che vengono a vederci ai concerti e si divertono nel pubblico, diciamo, perché poi alla fine è una parte fondamentale del nostro lavoro, quindi credo che sia abbastanza importante dargli un minimo di spazio anche visivamente, visualmente parlando. E poi durante le date italiane dei Flash God ci saranno le lezioni di Maestro Ferrini, vero? Oh beh, no, queste domande così fuori dal seminato. E non hai ancora visto che cosa ti aspetta, Francesco? Domande peggiori per me, sì, se volete, ci stanno ancora disponibili degli slot per le prossime date, col sottoscritto, lezioni di pianoforte, teoria, serie TV americane, solite cose, orchestrazione, MIDI, home recording, quindi ci sarà anche un momento un pochino più intimo tra me e voi. E non vorrei approfondirlo, come fare per raggiungere questo climax di goduria? Cioè come ti contattano? Su Facebook oppure alla mia mail frabemolle@gmail.com. Frabemolle è fantastico, è il nickname del momento di un sogno. E dal punto di vista del docente invece, Ferrini, come giudichi l'approccio odierno dei nuovi musicisti? Cioè, nel senso, anche quando hai cominciato tu, c'è più fame, c'è più voglia, che cosa c'è? In meno o in più? Sicuramente c'è una maggiore disponibilità di risorse per crescere come musicista, per imparare, per sviluppare le proprie capacità tecniche, il proprio linguaggio, perché comunque rispetto a quando ho iniziato io, è stato un po' di tempo fa, oggi con YouTube, con i corsi online, anche diciamo qualsiasi tipo di risorsa anche gratuita che è a disposizione, che ti mette a disposizione il web, vedi veramente dei ragazzini oggi, gente giovanissima, musicisti giovanissimi che già hanno una padronanza dello strumento e della tecnica che è impressionante, cioè per uno come me, insomma, vedere gente di quell'età a quel livello è abbastanza allucinante rispetto a... Forse quello che manca a molta gente oggi c'è tanto... siamo un po' bombardati da stimoli musicali, cioè il facile accesso a ogni tipo di proposta forse rende un po' difficile selezionare, quindi anche creare magari un proprio stile più personale per certi versi è più difficile. Per altri versi è vero che l'accesso alla musica è più democratico rispetto a quello a cui ero abituato io, e quindi era anche più legato proprio semplicemente a questioni e a fattori economici, quindi eri proprio limitato, eri costretto a scegliere quello che preferivi, il tipo di proposta che preferivi e indirizzarti su quello, quindi eri molto un po' con le mani legate. Oggi puoi più o meno ascoltare tutto, puoi variare, hai praticamente ogni tipo di influenza, sei costantemente bombardato da stimoli, quindi sicuramente questo influisce sulla produzione dei giovani gruppi. Cristiano, se tu domani avessi la possibilità di chiamare due o tre musicisti assieme a te per creare un nuovo progetto parallelo, cosa ti piacerebbe sperimentare e provare? A livello musicale? Sì, sì. Questa è difficile come domanda, perché in realtà se dovessi pensare a livello personale che cosa mi piacerebbe suonare, visto che comunque il lavoro che facciamo con i Flash God è ormai da parecchi anni, direi molto presente nelle nostre vite, probabilmente non sarebbe metal, perché è chiaro che ognuno di noi sente a un certo punto la necessità di mettere un attimo di, come dire, tranquillità nella propria amabile vita. No, a parte gli scherzi, comunque più che altro è un discorso di quantitativi, cioè nel senso, visto che 24 ore su 24, 7 giorni su 7 uno suona metal, è chiaro che magari ti avrebbe voglia di suonare, non lo so, a me personalmente ad esempio ci sono moltissime influenze rock o hard rock che piacerebbe, o? Oh? Reggae, cioè, guarda, reggae proprio io perfetto per il reggae. Sai fare il twerking? Allora, parla di cose serie, Ferrini. Aspetta, allora il twerking, io vi assicuro che so perfettamente che cosa sia il twerking. È quella faccenda, era quella cosa in cui si firmano i trattati internazionali, non era quello? Twerking?
Maastricht. Twerking? Ma non c'erano. Aspetta. Maastricht. Malmsteen. No. Malmsteen. Allora, Malmsteen. No, disciplina sportiva. È tipo sport all'aria aperta. Le scarpe da twerking. No. Ho capito qual è. Quello sport in cui devi fare quello spazzolone. Come si chiama? Twilling. No, quello chi è? Quello è. Sempre con la T. Ah, il twerking, quello. No, quello. Ma non era. Ma non c'erano le scarpe da twerking? Sì, oh, guarda, ho preso sì, le sì, scarpe sì. Da vabbè, sì, la twerk di Pisa. Allora, Samba D, però una cosa se... Diciamo. I generi rock e hard rock, fondamentalmente quella sarebbe la tua, insomma, direzione parallela. Sì, ma alla fine finirei a fare metal, senza dubbio. Assolutamente sì. Anche per cioè, questa domanda, Cristiano, è propedeutica quella che devo fare al maestro. Vai. Perché adesso devo capire se ci hanno preso per il culo tutti quanti, lui, compagno Tempesta e compagno Mastro Buono, che hanno... Diciamo. Che tutti conosciamo, Unison Theory e Our Penance, Buffalo Gris, eccetera eccetera, il grande cinghio che salutiamo, e loro hanno lanciato qualche giorno fa io non ho capito se è un progetto, perché fondamentalmente c'è la tastiera o pianola che dir si voglia, scherzo naturalmente, la batteria e basso o chitarra, però fondamentalmente manca la voce. È nato questo progetto Expired Condoms e noi l'abbiamo anche associato al Fertility Day per dare una mano anche al ministro Lorenzin fondamentalmente. Ma che cos'è? Di che stiamo a parlare? Si tratta di un tentativo dell'ultimo minuto di mettere una pezza sull'orrenda campagna promozionale del Fertility Day. Allora ci abbiamo preso giusto. In realtà si tratta di un progetto segretissimo. Sta su Facebook. Segretissimo, no, ancora a livello come contenuti. Di proposta musicale è segretissimo. Per adesso c'è l'impatto dato dalle foto di noi tre che siamo stupendi. Elegantissime. Elegantissime. Io abbiamo tirato fuori tutti i nostri migliori vestiti dei della domenica. Sì, 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 sì. E sono sempre quelli, sì. Quindi troverete anche foto di matrimoni, anche di vari mesi fa, anni fa, con cui sono vestito allo stesso modo. E acconciatura uguale. Abbiamo fatto tutto quello, tutte le cose proprio fondamentali, cioè tutto ciò che è di contorno in un progetto musicale, e manca solo la musica. Quindi bene. È perfetto. E il titolo del progetto, il nome del progetto è geniale. Chi l'ha deciso? Ispiri. È venuto, l'ho deciso io, poi c'è stato un po' di brainstorming e effettivamente era la proposta forse più adatta per i te, e quindi sì, si è deciso per Expert, ma non sarà troppo estremo, troppo, invece alla fine. Bene, allora non c'è qualche release date, qualche no timing ufficiale? Ci saranno anche collaborazioni esterne, quindi bene, vedi. Non siamo solo, noi siamo lo zoccolo duro. Chiaramente. E allora, io prima di ringraziare Cristiano e Francesco, perché tra un po' saliranno sul palco, vorrei, e tra l'altro vi ricordo di seguire Metal in Italy, perché ci sarà una sorpresa che riguarda proprio i Flash God e in una delle loro date del tour, e diamo inizio anche ad una della prima puntata di un... ti piacciono le fiction, no? Sì, ti piacciono le fiction. Italiane? Esatto. Oddio. Vabbè, non ti preoccupare, perché noi diamo il via quest'oggi alla prima puntata di Gore Morra e c'è un messaggio per te, caro Ferrini. Ciao Ferrini, ti scrivo dal carcere, ti volevo dire che non ho parlato e nessuno sa dei nostri segreti, quindi sei al sicuro e nessuno testimonierà. Noi pagheremo anche per i tuoi errori, ma è meglio così. Meglio che il capo sia libero. Le decisioni le devi prendere sempre te. Mi raccomando, prenditi cura delle nostre famiglie come avevi promesso. E scrivici ogni tanto. Qui in carcere fa tanto freddo e dobbiamo difenderci ogni giorno da soprusi e vogliamo tanto bene, Ferrini. Un abbraccio. Serve del cotone sulle guance. Fantastico. E questo era Gore Morra? Gore Morra, sì. Bellissimo. Grazie. L'ha scelto lui. Grazie. Cinghio. Perfetto. Perfetto. Qualcosa da dire? Sono commosso, dico solo ai miei amici attualmente... detenuti. attualmente trattenuti dalle autorità, che devono stare tranquilli, che io penserò a tutto da qua. E che il loro, come dire, la loro discrezione è molto apprezzata.
altro che pizzini, vabbè. È un casino, è un bordello, sì sì. Bene ragazzi, in codice. Infatti io non so che cosa ho dato il via con questa cosa, con questi messaggi in lontananza. Grazie Cristiano, in bocca al lupo. A voi, crepi, grazie. Grazie Francesco, grazie mille. Figurati, grazie per il... Minghia, prego. Minghia. Ciao.